Ciao a tutti, io sono Diletta Tonatto di Tonatto Profumi e ho da poco finito il laboratorio di profumeria qui a Casa Oz con i ragazzi di Casa Oz. Il laboratorio si è sviluppato in tre incontri diversi, finalizzati tutti alla connessione. I ragazzi sono stati spinti in diversi modi a sperimentare, scoprire, meravigliarsi, principalmente conoscere loro stessi e sentire, scoprire quello che li fa star bene attraverso i profumi. Nel primo incontro abbiamo fatto la parte un po' meno creativa, che è quella un po' più tecnica, di conoscere gli elementi, conoscere come è strutturato un profumo, la volatilità delle materie prime e poi avere una parte anche proprio pratica con gli strumenti che sono per esempio le pipette per contare le gocce, i filtri e gli imbuti. Questo non è un passaggio da poco. E poi siamo passati al secondo incontro che è stato finalizzato alla creazione di un profumo personale. Loro dovevano, che anche qui è un ha una parte sicuramente molto creativa, ma allo stesso tempo è un percorso molto personale e soggettivo, perché creare un profumo, un accordo sulla base di quello che appunto ci piace. Intanto bisogna sapere cosa ci piace. Nell'ultimo incontro hanno fatto un progetto di gruppo, quindi hanno unito le conoscenze acquisite nel primo incontro e nel secondo per trovarsi insieme, seduti a un tavolo e lavorare di gruppo a un profumo che potesse poi marcare un po' la soglia d'ingresso di Casa Oz. Questi percorsi sono molto emozionali, molto toccanti, perché permettono, dove non c'è una grande confidenza con il linguaggio, magari di bypassare questa difficoltà e di comunicare, di entrare in contatto comunque. Questo è successo sia nel caso di bambini con disabilità, sia nel caso dei bambini ospitati da Casa Oz che arrivano dall'Ucraina e quindi l'italiano non lo parlano ancora. È stato molto bello anche per me fare questo laboratorio, perché i ragazzi hanno tutti fatto loro questo principio di non sentirsi giudicati e di seguire i loro gusti. E quindi non ci sono state delle tendenze nei profumi creati, ma ognuno aveva le note che appunto lo facevano o la facevano stare bene, meglio. E quindi un profumo ci ha sicuramente divertito a tutti quanti, che è un profumo che è stato chiamato Caparezza, di un ragazzo a cui piace molto la musica di questo artista. In altri casi, di nuovo, se ad alcuni piacevano magari più delle note gourmand, di frutta o di dolci, gli altri non si sono fatti trascinare dalla moda. E io sono molto contenta di questo, perché vuol dire che rientra in un progetto più grande, che si sviluppa qua a Casa Oz, e di autostima, di questi ragazzi.